Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Nadololo Keplafarm Avas Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento 20 luglio 2021. Cos'ha Nadololo Keplafarm? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Nadololo Keplafarm durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Nadololo Keplafarm? Nadololo Keplafarm è un farmaco a base del principio attivo nadololo, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti e nello specifico beta-bloccanti non selettivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Avas Pharmaceuticals SRL. Nadololo Keplafarm può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Nadololo Keplafarm 80 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Keplafarm Arzneimittel GmbH, concessionario. Avas Pharmaceuticals SRL, ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. C, principio attivo. Nadololo, gruppo terapeutico. Beta bloccanti, forma farmaceutica. Compressa, indicazioni, ipertensione. In monoterapia o in associazione con altri farmaci antipertensivi, nel trattamento a lungo termine dell'ipertensione essenziale. Il nadololo risulta meno efficace nel trattamento di crisi acute di ipertensione. Angina pectoris. Trattamento a lungo termine di pazienti affetti da angina pectoris che non hanno risposto adeguatamente ad un approccio convenzionale, ad esempio, controllo del peso corporeo, riposo, eliminazione del fumo, impiego di nitroglicerina per via sublinguale e allontanamento dei fattori scatenanti. Aritmie. Tachicardia atriale parossistica, fibrillazione atriale parossistica, extrasistoli ventricolari e sopraventricolari, manifestazioni cardiovascolari degli ipertiroidei, segni funzionali di cardiomiopatia ostruttiva. Posologia. Il dosaggio deve essere stabilito individualmente. La somministrazione di nadololo è indipendente dall'assunzione di cibo. Ipertensione. La dose iniziale, di norma, è di 40 mg una volta al giorno, sia in monoterapia che in associazione con una terapia diuretica. Il dosaggio può essere gradualmente aumentato con incrementi di 40-80 mg fino al raggiungimento di una pressione arteriosa ottimale. In alcuni casi possono essere necessari dosi fino a 240-320 mg in un'unica dose giornaliera. Angina pectoris. La dose iniziale, di norma, è di 40 mg una volta al giorno. Il dosaggio può essere gradualmente aumentato con incrementi di 40-80 mg ad intervalli di 3-7 giorni, fino al raggiungimento di una risposta clinica ottimale o al manifestarsi di una marcata bradicardia. In alcuni casi possono essere necessari dosi fino a 160-240 mg in un'unica dose giornaliera. L'utilità terapeutica e la tollerabilità di dosi superiori a 240 mg/d nel trattamento dell'angina pectoris non sono state determinate. Se il trattamento deve essere sospeso, il dosaggio va ridotto gradualmente nell'arco di almeno 2 settimane, vedere paragrafo 4.4. Aritmie. Iniziando con 40 mg somministrati in dose unica giornaliera, il dosaggio potrà essere aumentato, se necessario, fino a 160 mg. Se interviene bradicardia si dovrà ridurre il dosaggio a 40 mg in un'unica somministrazione giornaliera. Pazienti con ridotta funzione renale. Poiché a copyright il nadololo è escreto principalmente per via renale, in caso di insufficienza renale è necessario un adattamento del dosaggio e dell'intervallo tra le dosi. Si consigliano i seguenti intervalli. Creatinina clearance, ml/min/1,73 m2, intervallo di somministrazione, ore 10, 40, 60, 10, 30, 24, 48, 31, 50, 24, 36. Pazienti anziani. Un adattamento del dosaggio può essere necessario nei soggetti anziani, nei quali si riscontri una diminuita funzione renale. Controindicazioni, ipersensibilità al principio attivo o uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Asma bronchiale barra broncospasmo. Rinite allergica nel corso della stagione dei pollini. Bradicardia sinusale e blocco atrioventricolare maggiore di quello di primo grado. Shock cardiogeno. Insufficienza ventricolare destra secondaria ad ipertensione polmonare. Insufficienza cardiaca manifesta, vedere paragrafo 4.4.
Pazienti trattati con farmaci psicotropi incrementanti le catecolamine, compresi gli IMAO, e durante le 2 settimane susseguenti alla sospensione di questo tipo di farmaci, vedere paragrafo 4-5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Come con qualsiasi farmaco somministrato per lunghi periodi di tempo, è necessario controllare l'andamento dei parametri di laboratorio, crasi ematica, funzionalità epatica, renale, respiratoria, ad intervalli regolari. Il farmaco va, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I seguenti farmaci possono interagire con i beta bloccanti quando somministrati contemporaneamente. Anestetici. I beta bloccanti possono aumentare l'ipotensione indotta dagli anestetici generali, pertanto la terapia con nadololo va segnalata prima dell'anestesia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere nadololo Keplafarm insieme ad altri farmaci come Euros, Gilenia, Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere nadololo Keplafarm durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere nadololo Keplafarm durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono stati condotti studi clinici adeguati e ben controllati per indicare il trattamento con beta bloccanti in gravidanza. Pertanto il nadololo va utilizzato in gravidanza solo nel caso in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Per i possibili effetti indesiderati quali le vertigini, il medicinale può influenzare la capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di nadololo organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Le frequenze stimate degli eventi si basano sulla seguente convenzione. Comune, a 0 yen un centesimo, un decimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio o di risposte esagerate, la valutazione della durata della terapia correttiva deve tener conto della lunga durata dell'effetto del nadololo. Oltre alla lavanda gastrica, vanno prese le seguenti misure. Bradicardia. In caso di un'eccessiva bradicardia derivante da terapia con farmaci beta, bloccanti, si somministri atropina 0,25-1 mg. Se non si osserva risposta al blocco vagale, somministrare con cautela isoproterenolo. È stato riportato arresto sinusale in caso di sovradosaggio. Insufficienza cardiaca. Somministrare digitali diuretici. È stato anche riferito che il glucagone può risultare utile in questi casi. Ipotensione. Se la somministrazione di liquidi fosse inefficace, somministrare vasopressori come dopamina, dobutamina, isoproterenolo o noradrenalina o adrenalina. Si ha motivo di ritenere che il farmaco di elezione sia la noradrenalina. Broncospasmo. Somministrare un beta 2 agonista e barra o derivati della teofillina. Nadololo può essere eliminato dalla circolazione generale per mezzo di emodialisi. Con questo procedimento, la clearance del nadololo varia da 40 a 100 ml al minuto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Beta bloccanti non selettivi, non associati, codice ATC. C07A12. Nadololo ha un beta bloccante non cardioselettivo. Esso compete specificamente con i recettori beta 1 localizzati principalmente nel muscolo cardiaco e con proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale, l'assorbimento del nadololo è in media del 30% e la concentrazione plasmatica massima si raggiunge dopo 3-4 ore. La presenza di cibo nel tratto gastrointestinale non influisce, dati preclinici di sicurezza. Tossicologia, tossicità acuta. DL50 nel ratto 5,3 g/kg, PIOS. Nel topo 300 mg/kg, IP. 60, 70 mg/kg, EV, e 4, 6 g/kg, PIOS. Tossicità subacuta. Nessun segno di tossicità a stato, elenco degli eccipienti. Magnesio stearato, cellulosa microcristallina. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.